con Alessandro Galassetti, presidente della confraternita Madonna delle Grazie, dove a Cantalice, nel giorno più bello, la festa di San Felice da Cantalice. Il senso di questa presenza? Il senso di appartenenza per il nostro territorio, per le nostre tradizioni. Sono tradizioni che ci tramandiamo da generazioni, mio nonno, mia madre e quant'altro, ci sono i miei bambini dietro, quindi poi il nostro santo San Felice, che è venerato in tutto il mondo, è un onore per noi partecipare a questi eventi. E noi come confraternita, essendo insieme a San Felice proprio tra le feste più sentite della comunità, ci teniamo sempre con molto piacere a partecipare a tutti questi eventi cattolici che il paese, ecco, ci dà. E una domanda, la vostra confraternita come nasce e quali sono i valori che intende testimoniare sul campo? Allora, la confraternita, come dicevo prima, nasce i primi anni del Novecento. Sì, sulla nostra chiesetta che è qui sotto, arroccata su una roccia, che noi custodiamo con tanto amore, perché è il nostro punto di ritrovo, il nostro punto di riflessione, il nostro punto di ricordi, perché come dicevo prima, queste sono tradizioni che ci vengono tramandate da generazioni, quindi per noi è sempre un'emozione indossare questo saio, perché comunque ci riporta indietro nella mente, ai nonni, a quant'altro, che persone che purtroppo oggi non ci sono più. E il nostro intento è quello di comunque contribuire affinché tutto ciò venga mantenuto, perché noi abbiamo dietro come i nostri figli, i nostri nipoti, e poter tralasciare queste piccole cose che sembrano piccole ma sono molto ma molto importanti, perché i valori oggi come oggi stanno andando un po' in declino. Sì. Con una sottolineatura, quindi questo legame forte fra le radici, il passato e il futuro, fra gli anziani e i giovani. Infatti ci ha fatto tanto piacere vedere dei giovanissimi in squadra. Sì, noi diciamo che siamo una confraternita molto numerosa e ci sono molti giovani, e ci sono ancora qualche anziano, purtroppo, dicevo prima, gli anziani, chi gli acciacchi è, però c'è sempre stata un'ottima sinergia tra le generazioni, perché gli anziani avevano bisogno di noi giovani per portare avanti un discorso, e si è portato avanti con molta sinergia, perché alla fine l'intento è sempre lo stesso, cioè l'importante è mantenere, come dicevo prima, questi valori. E concludiamo nel segno di San Felice, San Felice che regala un'energia positiva, una forza per affrontare le difficoltà, un santo che lega e cementa questo paese, in cui tutti ritornano da ogni luogo per incontrarsi di nuovo nel segno del santo più amato. Sì, assolutamente sì, il giorno del 18 maggio, nella ricorrenza del nostro santo, sì, tutti i cantaliciani, sì, ferie e quant'altro, tutti tornano al paese per venerare questo santo. E ovviamente, essendo venerato in tutto il mondo, vengono anche delle comunità che vengono da Roma, da Centocelle, da Civitavecchia, vengono molte comunità il giorno del 18 maggio proprio a venerare questo santo, perché, e soprattutto noi cantaliciani, perché siamo radicati proprio in maniera veramente morbosa sul territorio, possiamo abitare, ecco, noi ho degli amici da Vicenza, amici dal Belgio, che tornano proprio per il 18 maggio, perché il 18 maggio è San Felice. È fantastico, e chiudiamo con uno slogan: Cantalice on the world, Cantalice nel mondo. Sempre Cantalice nel mondo, grazie, grazie e buona grazie giornata.